facciamo una sorpresa. Sei in onda, eh? C'è la luce, c'è la luce rossa. Perché tu sai che dobbiamo. Buongiorno. No, dobbiamo far partire tutti i nostri collegamenti, che saranno molti anche in questa puntata, così come siamo insomma abituati. Dove siamo? Tanto dobbiamo dire dove siamo. Buongiorno. Dopo Parligi, Gerardo Sestri. Che è un'istituzione. No, un'istituzione, però io volevo farti una sorpresa. No, però stai attenta con questi saluti. Vabbè, questo è un marchio, ragazzi, è un marchio che a me è particolarmente caro, perché poi si parla di cucina, si parla, insomma, quindi... Allora, siamo Nuovo Barluigi, istituzione di Sestri Ponente, un bar vecchissimo, rimesso completamente a nuovo dalla proprietaria, che poi sentiremo a brevissimo, tanto lui sta giocando con WhatsApp. No, dobbiamo far partire i nostri collegamenti, Pestello c'è sempre, tanto qua, me lo lascio che ci accompagna tra le altre cose. Ti sei dimenticato, vabbè. Assolutamente, sì, assolutamente. Ma noi abbiamo... Grazie a Piero Scione, grazie alle sue grandi competenze tecniche, è riuscito a risolvere un piccolo passaggio. Grazie. Una maglia oscena. Io mi tiro fuori da questo discorso cromatico. Salutiamo il fotografo Enrico Gigino, detto Gigins, che sta veramente bisticciando con la macchina fotografica. Ma cosa devo fare? Aspettiamo. Facevo le presentazioni, ora tanto vai, prendi tempo, come quelli bravi. Allora, io prendo tempo. Che io tanto... Ti dico solo che ho 5 cose da chiederti, dove le persone mi hanno già fermato dicendo: ma come mai succede queste cose qui? Tutti a me mi fermano. Insomma, cosa che ti dico? Tanto vediamo se riusciamo a perfezionare il primo collegamento. Bello della diretta. Certamente, qui siamo si in diretta. Cerca nel collegamento. Credo che siamo all'estero. Sì. Dovremmo essere, quindi insomma vediamo come perfezionare. Viene già. Socco. Qui prendi tempo come fanno quelli bravi. Intanto cosa mi volevi chiedere? Tanto partiamo. Io ho visto cose che voi umani. Sì, ma questa è una citazione filmica. Da sentire, ti posso che fatto la prima. Tanto vai, tanto che lasciamo. Allora, il primo stamattina. Scusate un po' di casino, ma questo è un bar. Buongiorno. Ma noi salutiamo tutti, c'è nessun problema. Di là chissà cosa c'è di là, tutti vanno di là. Ci sono passaggi. Perdonate. Ecco la signora, venga, aspettiamo. La bella signora qua. Ecco, passi di là. Aspetta che tanto entriamo. Posso farlo accomodare? Vai, sì. Facciamo un applauso alla signora, venga signora. Come no? Venga signora. La signora. Prego, facciamo tutto questo rebigo di rigiri. Prego. Il Pestello è qua. Noi abbiamo anche. Ecco lì, si sieda. Tra una bella della diretta, buongiorno. Ci siamo già visti. Allora. Lei si chiama Luigi? No, Nunzia, pensavo Luigi. Bar Luigi. Nunzia, che è la titolare del Bar Luigi, nuovo Bar Luigi. L'abbiamo messo completamente a posto, noi ci siamo già visti qualche mese fa. Però si tratta di cose mangerecce e passo la parola a Marco. Assolutamente, ma devo dire che ho notato entrando delle torte piuttosto appetitose. Poi quando sei in un bar dove è molto frequentato come questo, poi abbiamo ricordato sempre di una volta, insomma, voglio dire, la delegazione di Sestri è importantissima, quindi molto frequentata, vedo che nel bar vanno e vengono. Le posso chiedere una cosa? La colazione dei genovesi. Allora, rimaniamo un po', io me l'aspettavo, non è che fossimo d'accordo. Assolutamente. Ma insomma, però insomma, il fatto che molti, chi non è genovese, non riesce a capire questo mix di sapore, il fatto di pucciare, usiamo questo verbo, il pucciare, ecco, pucciare. Capisci Carlo che ti distrae? Il genovese puccia. E allora, insomma, però non tutti riescono a capire. I genovesi pucciano. La voce del verbo pucciare. Il caffè, quando io vedo quando a volte si arriva in un vaso, c'è chi lo vuole corto, c'è chi lo vuole lungo, chi lo vuole in tazza calda, chi lo vuole in tazza fredda, bisogna accontentare tutti. In tazza di Sì, no, ma io posso. Tazza?
sì, in vetro. Sì, sì, no, è vero, ma sono convinto che secondo cerchiamo lei... Cerchiamo di accontentare. E quindi insomma sono tutte delle... Ma i genovesi sono clienti difficili, ah sì, sì. Sono clienti difficili. Mugugna. Sono di rubi? No, mugugna. Però poi cedo. Si fanno consigliare, insomma, ogni tanto. Si fanno consigliare, ma è una clientela un po' particolare. Ecco, ma è vero, no. Perché poi sono molto interessato, perché il rito della colazione, poi chi sta dietro un bar, ecco, siamo un po' tutti, ci mettiamo tutti, un po' frenetici, cioè uno arriva, vorrebbe averci già in 15 secondi il caffè sul banco, già servito, già pronto, magari con cioccolatini, senza queste cose. Certo. È vero che siamo un po'... Noi diamo il biscottino fatto in casa, vedi che è una particolarità. Certo, ecco. Però sono un po', siamo un po' frenetici. Siete frenetici. Il caffè è morto, no? Preso con calma, tranquillità. Lo so, ma su nu ha un tempo e quello che no, vabbè, ma me lo dà. Vabbè, che ho pullman, devo andare in spiaggia, che ho 159, che ho 47, che ho 32. Ecco, non vorrei che poi, perché qui sarà il bello della diretta, però non vorrei che poi si accumulasse, siamo tranquilli, c'è il pilota automatico, no? No, no, c'è la figlia, credo. Ah, ecco, la figlia non c'è. Non è la figlia. Ah. Vabbè, ma c'è qualcuno al banco, no? Vedo un andirivieni, scherzo. Perché sai che quando sei sull'aereo, no? Che tu stai guidando, poi vedi passare il comandante e dici... L'importante è essere tranquilli. Però quello che volevo dire io è una cosa, questo è veramente un bar storico, questo è sempre stato legato a doppio filo con la Sestrese, sia nei tempi buoni che nei tempi meno buoni. È vero. La Sestrese la ricordo, ma non bene, ecco. Quello io non sono voglio... ancora giovane. Non voglio per questioni di anagrafe. Sì, Carlo, hai fatto una domanda insidiosa. Non parlavo di lei, io parlo di precedenti. No, è un bar famosissimo, era uno dei bar più famosi di Sestri, col bar Tremato, con altri bar che non ci sono più, credo. No, vabbè, insomma, comunque direi che sto vedendo che insomma le persone si affollano, quindi certo, c'è tra caffè, cappuccini, poi quale. Qualche altro, perché poi la mattina, no? Poi si prosegue la giornata. La mattina. Cosa c'è? Aperitivo, cioè, insomma, magari chi viene a prendersi una torta. Abbiamo il pranzo. Se mangia. Se mangia. Poi abbiamo. C'è il fuori onda. Dietro le quinte. Poi cominciamo con la chi è la mamma? Non abbiamo mica la mamma. E perché abbiamo i fans qua davvero. Abbiamo le ragazze la sera che fanno ottimi aperitivi con buonissimi. Allora facciamo una cosa, faccio un annuncio, lei ha la telecamera, signora, è il suo, la sua. Figlio, venite al Barluigi, nuovo Barluigi, perché? Perché? Aperitivi, caffè, cucina, di tutto di più. Al nuovo Barluigi. Va bene, sì. No. C'è anche la Marina Americana. Io quando sono arrivato dico USN, United States Navy, hanno poi visto così. Questo però è il tuo. Questo è il tuo campo. Cosa facciamo? Salutiamo la signora. Salutiamo la signora perché è giusto. Vabbè. Ringraziamo la signora. Grazie a voi. È stato un piacere con l'aperitivo, buon caffè, con la focaccia pucciale. Noi lo gradiremo un caffettino. Se ci arriva ce lo porti, ecco, bravo, perché qua ci ha fatto venire la voglia. Facciamo due. E poi faccio? No, vabbè, no, ma come tre? No, quattro. Ma perché qui c'è una vasta truppe. Vabbè, dai, quattro, va bene, grazie, quattro, grazie ancora. Grazie, la lasciamo voi, andare. Grazie. No, facciamo una pausa, cosa dici qua? Facciamo una pausa. Ciao, sì, ciao, sì. Facciamo una pausa, no? Perché ce la chiedono dalla regia. Dalla zia. Vabbè. Ora è già partito con l'esame. Eccoci qua, allora rientrati dopo la pausa, allora abbiamo uno dei collegamenti appunto previsti anche per questa puntata, se è tutto a posto e vi chiediamo di battere un colpo all'assessore Stefano Garassino, Comune di Genova, buongiorno assessore. Buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora. Insediata da poco la giunta comunale, molto lavoro da fare, vi siete trovati molto lavoro oggi, tra le tante competenze sue parliamo un po' di quello che è il decoro cittadino,
molto spesso ci siamo soffermati a parlare nel corso dei nostri appuntamenti per quanto riguarda le discariche, per quanto riguarda le carcasse, per quanto riguarda la pulizia in senso generale. Avete dovuto fare molti interventi. Intanto le chiedo, in tutta onestà e senza nessuna polemica, che tipo di situazione vi siete trovati ad affrontare? Beh, sicuramente una situazione non certo di male, anzi tutt'altro. Infatti stiamo lavorando incessantemente da più di 2 mesi per riuscire a ripristinare un po' il decoro di una città che risultava non solo ai cittadini ma anche ai turisti molto abbandonata a se stessa. Quindi abbiamo col comandante Tinella della Polizia Municipale intensificato gli sforzi, mettendo anche questo nuovo servizio delle pattuglie a piedi, giusto per la vivibilità, che è una sorta di reparto mobile che ha lo scopo sul territorio di andare a controllare e di eliminare le situazioni di abusivismo o di venditori che piazzavano le loro masserizie per terra nelle zone tra l'altro anche turistiche di Genova, dando una pessima immagine della città che sembrava totalmente in anarchia. E poi naturalmente l'assessore Campo Raconadio ha fatto tutto un programma di pulizie, anche delle strade, si vedono spesso adesso le autobotti che puliscono come quando noi eravamo bambini le strade di Genova, verrà ancora intensificato il discorso anche su Arion, questo è di competenza dell'assessore Campo e mio. Noi stiamo cercando di monitorare il territorio perché i nostri cittadini e gli stessi turisti sentono vicine le forze dell'ordine, proprio perché sono anche un punto di riferimento per la sicurezza di tutti. Ecco, le chiedo questo. Avete posto parecchia attenzione, penso che poi insomma in quelli che sono stati gli incontri programmatici con le varie municipalità, porzioni importanti del territorio, avete posto importanti, come dire, avete dato delle speranze, avete dialogato molto con il territorio e già, vuole dire, alcune cose si sono viste per quanto riguarda le delegazioni, quelle che io non amo definire periferie, però insomma se vogliamo possiamo anche così per correntezza definirle così, importanti porzioni di territorio che spesso sono state dimenticate. Esatto, l'attenzione verso le delegazioni è uno degli obiettivi principali che sia il sindaco che la giunta, che anche il mio assessorato sta mettendo al centro dell'attenzione. Nei prossimi mesi partiranno delle assemblee pubbliche in ogni quartiere dove sarò presente per sentire i cittadini e avere un feedback sul lavoro che stiamo facendo e su quello che si può ancora fare, in modo da migliorare il più possibile. Poi soprattutto a fine anno dovremo avere almeno una 30 di agenti della Polizia Municipale nuovi che dedicheremo interamente al controllo del territorio per rafforzare quelle che sono le pattuglie a piedi, che ovviamente proprio perché sono a piedi non possono coprire tutto il territorio di un municipio, ma aggiungendo qualche numero riusciremo a coprire più zone ancora. E poi stiamo facendo anche tutta un'azione mirata agli sgomberi, all'eliminazione anche di tutti quei punti che sono in totale degrado, spesso accampamenti abusivi e quant'altro, che anche quello danno una pessima immagine della città. E quindi avete dovuto intervenire, dovrete intervenire su questo aspetto. Sì, l'abbiamo già fatto e faremo ancora, ovviamente li programmiamo anche sulle segnalazioni territoriali e quindi vedremo di interessarci su tutte quelle zone ancora dove non siamo ancora intervenuti, ovviamente. Allora io la ringrazio per il suo intervento, la lascio andare come sempre, insomma so che è riuscito a incastrarlo tra un momento e l'altro, quindi insomma doppio ringraziamento. Grazie. Sì, grazie a voi, la ringrazio. Grazie, buon lavoro all'assessore Stefano Garassino. Insomma, vedi, sai, Carlo, quando si parla di questioni. Intanto ci prendiamo un caffè. Ciao. Ciao.
un attimo di pausa mi sembra più che giustificato. Sì. No, insomma, un... Io lo mandi giù. No, 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 ma infatti un contributo importante è quello dell'assessore Stefano Garazzino, ci sono molto lavoro. Poi ovviamente, insomma, se magari gli amici che ci seguono anche attraverso tutti i social ci vogliono segnalare situazioni, magari ogni tanto sentire l'assessore su questi temi, perché sono poi quelli che riguardano la vita nostra di tutti i giorni, la discarica sotto casa, i tanti problemi che purtroppo ci sono, che si sono sedimentati a Genova, quindi insomma questo è stato un contributo importante. Stefano Garazzino ai nostri microfoni. Assolutamente, prego. Sì, cosa che prima succedeva molto raramente. Importante andare avanti, importante che partecipino alla nostra trasmissione. Ascolta, io qualcosa qua mi sono... Salutiamo Jimi Hendrix, vabbè, che cosa vuoi sapere da me, sto già vedendo. E io ti dico da te, perché le persone mi chiedono di fare le domande, io poi le rivolgo a te. Che te studio? Sì, facevo le scuole in pianina. Senza ascensore all'ultimo piano. Per quanto riguarda Genova, che si parlava poco fa di Genova, della situazione del decoro genovese e della sicurezza genovese, qualcuno mi ha detto in genovese: ci hanno provato a Multedo, ma il prefetto non vuole sentire ragione. C'è questo discorso ed è corretto dirlo, nel senso che sotto questo aspetto le amministrazioni comunali e regionali possono poco o nulla, ammesso che poi il discorso ovviamente è molto più ampio, però come dire, la zona di Multedo è una zona di quelle, come si dice a Genova, hanno ragione di dire musadette. Lo so. Se adesso, ma con la grande correttezza, con la pacatezza di cui siamo abituati ad affrontare i temi, se questo arrivo di una quarantina di persone, definisci migranti, profughi, definisci come vuoi, ora non è qui da sottolineare il termine più o meno, però se viene avvertito come un problema da una situazione che già ha avuto altri gravami, io vorrei ricordare che insomma Multedo negli anni ha dato molto, forse più di altre città, un po' come probabilmente forse le istituzioni dovrebbero ascoltare di più le istanze delle persone, quelli bravi dicono del territorio. In questo caso è la prefettura, come emanazione del governo, come agente territoriale del governo, che dovrebbe, come dire, procedere in maniera meno, come dire, procedere meno come un rullo compressore, ecco, io ascoltare penso... di più, perché insomma queste persone evidentemente hanno un disagio, certo, hanno, come certo. dire, trovo giusto che lo possano manifestare. Sai cosa penso io? Che la gente, non fraintendete il mio discorso, perché ci vuole un attimo prima per andare borderline, per uscire dalla linea. Secondo me, con quello che sta succedendo in questo paese da una decina d'anni a questa parte, la gente comincia a essere un po' insofferente alle imposizioni dall'alto, comincia ad averne un po' le scatole piene. Vedi i fatti di Roma, ieri, purtroppo si sta di persone... si sta ingenerando una situazione dovuta anche a una molteplicità di fattori che può diventare esplosiva. Abbiamo ancora un minuto? Certo. No, io in questi giorni ho letto, tu ogni tanto, e ci ha sempre fatto piacere, penso, cercando di capire e di comprendere, abbiamo affrontato sotto molteplici aspetti, devo dire da maschietti, il problema delle violenze alle donne. Assolutamente. Allora ci sono alcune situazioni e abbiamo deprecato giustamente, voglio dire, gli atti di violenza, però dall'altra parte forse non abbiamo mai sottolineato abbastanza il fatto che molto spesso questo tipo di violenze rimangono tra virgolette impunite, e faccio alcuni esempi portati dalla cronaca di questi giorni. E proprio di questi giorni un caso, tra l'altro, di cui io come tutti gli altri colleghi facevo una cronaca, ci siamo occupati, del caso di quello che veniva definito il violentatore seriale a Genova degli ascensori. Allora, questa persona era stata condannata per 20 violenze sessuali, ha trascorso in carcere una parte minimale già di una condanna che io non voglio entrare, a termini di legge era quella, però già appariva nel sentire collettivo, come dire, lieve, è stato rimesso in libertà, e non entro nel merito, evidentemente questi erano i termini di legge, e ha colpito di nuovo. È stata arrestata, adesso stiamo a dire che non si fa, e giustamente non devono accadere queste cose violente su una ragazza di 13 anni.
cambiamo registro, secondo me ancora, se possibile, più grave. E questa dimostrazione che non è solo l'Italia. In questi giorni c'è stata un'altra sentenza, a mio modo di dire, sconcertante da parte dei giudici francesi, che hanno parzialmente mandato assolto, ma comunque hanno colpito con una sentenza semplicemente di abuso di minore, un trentenne, comunque un adulto, che ha avuto rapporti sessuali completi, mi spiace dire queste cose, con una ragazzina undicenne. Non c'è stata l'accusa di stupro perché la ragazzina non ha gridato. Una bambina, lasciatemi dire, una bambina undicenne. E siamo in Francia. Poi invece sentenza della Suprema Corte, qui ci spostiamo con un'altra parte, non c'è stata l'aggravante nei confronti di un patrigno che ha ucciso un bambino perché non era il padre naturale, sì, quello lo so, ma era soltanto adottivo. Io non voglio entrare nella disamina del diritto, però onestamente questi tre casi alle persone comuni che non sono laureate in giurisprudenza, non hanno fatto master in legge, possono lasciare un po', come dire, di sconcerto. Io so già che se avessimo qua un magistrato, un uomo di legge, ci chiarirebbe tutti i passaggi tecnici. Allora io dico, forse a tutela anche dei magistrati in maniera tale che possano esperire al meglio il loro lavoro, sì, forse sarebbe il caso di cambiare le leggi e magari farlo un pochino più in comprensione di quello che è il sentire. Ma loro ti dicono che sono i politici che devono cambiare. Giusto, no, infatti, ma io spendo anche una parola nei confronti del magistrato che opera secondo legge. Lasciami dire però dall'altra parte, conoscendo un po' questo tipo di situazione, che ci sono anche delle ampie discrezionalità della magistratura che di solito, mi assumo la responsabilità, viene, secondo quello che è sentire comune, la discrezionalità è sempre a favore del colpevole e mai della vittima. Quello sì. Hai ragione. Tra l'altro è un tema che vorrei che fosse ricorrente, certo, con la violenza sulle donne nella nostra trasmissione. Mi pare che ci siano svariati motivi, no? Al detto del fatto che non si fa, ma mi sembra un po', come dire, vorrei che scendessimo ogni volta in argomenti. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa, mi pare, no? Questo un collegamento esterno. Questo è il nostro piccolo contributo. Tra l'altro io volevo ricordare una cosa, io non so se sia vero o meno, se è il solito discorso delle cosiddette leggende metropolitane, ma mi sembra che in passato una donna, non dico che fosse stata colpevolizzata lei, perché c'era il discorso di jeans, allora secondo il giudice, una che ha i jeans non può essere violentata perché è difficoltoso toglierli, cioè tutto questo. Tieni presente, penso che si debba offendere nessuno perché parliamo di cose pubbliche. Certo. Queste sono le sentenze della Suprema Corte, e se non mi sbaglio, i giudici della Suprema Corte sono tra quelli che guadagnano di più nel panorama italiano. E tant'è, punto. Ci metti sempre lì sullo stipendio. Allora, voglio dire, chi ha piacere, voglia, interesse di scoprire tutte queste cose per quanto riguarda la struttura pubblica, lo può fare tranquillamente perché sono tutti dati giustamente. Ma io ti volevo fare una domanda. Basta andarseli a vedere. Io ti volevo fare una domanda. Poi chiudiamo. Chiudiamo velocissimamente. Magari mi rispondi alla prossima puntata. Però te la faccio. Vabbè, tanto fai. Ascolta, ma possibile, qui parlo con gli avvocati difensori, ma possibile che tutti gli avvocati difensori che sono chiamati a difendere gente che ammazza la fidanzata, o che spacca la testa alla vicina di casa, o che l'ex moglie va a fare la spesa, mi fanno passare per semifermi di mente? È possibile che siano tutti semifermi di mente? Rispondi alla prossima domanda. Ma velocemente. Tutti. A parte il fatto che ovviamente l'ordinamento dice che chiunque ha diritto alla difesa. Poi le tattiche difensive da parte del... La cosa invece che vorrei affrontare la prossima volta, se vuoi che parliamo di legge, è quello della difesa d'ufficio. Sì. La difesa d'ufficio. Io vorrei capire, ecco, questo sarebbe interessante capire quanto costa alla collettività la difesa d'ufficio. Cioè, nel senso, lo spieghiamo a chi non lo sapesse, poi magari torneremo, che se tu hai diritto alla difesa non hai le possibilità di farti difendere, patrocinare da un legale, hai la difesa d'ufficio. Io ho la vaga impressione, questa cifra non mi pare di averla letta da nessuna parte, ho la vaga impressione che sia piuttosto cospicua, ancorché poi al singolo avvocato viene remunerato in termini molto bassi, ma dato che ormai penso che sia una cosa molto ampia, certo, la cifra globale, seppur
a pochi soldi per volta. Poi te ne farò un'altra la prossima. No, vabbè, però ce ne andiamo. Ce ne andiamo la prossima volta. Siamo, puntata. Ricordiamo dove siamo. Siamo al Barluigi, nuovo Barluigi di Sesto Ponente, dove siamo stati. No. E torneremo. E vabbè, capito, se non ci cacciano, torneremo. Va bene, tra salutiamo. Volevo dire solo una cosa velocissima, che Piero non si arrabbia. No, no, scusate, non la puoi dire, no. Te ne devi andare, te ne devi andare. No, scusate il rumore, ma siamo in un bar pieno di gente. Ciao! Questa è la vita.